ragazzi, siete spettacolari, raccontateci, parlateci di voi. Beh, noi facciamo cosplay ormai da quasi una decina d'anni e più o meno facciamo tutto noi, anche se magari qualche volta ci facciamo dare a mano da nostri amici oppure anche dai nostri genitori, però più o meno insomma cerchiamo di aggeggiare tutto da noi. E quindi la realizzazione di questo costume quanto tempo ti ha richiesto? Molto tempo, anche solo per cercare i materiali ci vuole parecchio, anche perché da noi non è molto facile come in Giappone per trovare materiale per usare, per creare insomma. In Giappone è più facile, qui tocca arrangiarsi un pochino, anche solo per trovare le penne insomma, ho cercato un po' in tutto in lungo e in largo, alla fine sono riuscito a trovarle. Sono penne vere queste? Sì, penne vere. Spettacolare. Ascoltami, che personaggio stai interpretando tu oggi? Abel Nightroad da Trinity Blood. Come mai questa scelta? È un personaggio che mi piace molto e come personaggio mi piace perché praticamente è molto bello, però allo stesso tempo è molto, diciamo, tipo imbranato, quindi è un mix di più generi insieme, questo personaggio mi piace molto. La cosa che ti piace di più di questo personaggio qual è? Mi piace perché, diciamo, è appariscente, però appunto il suo carattere invece è molto chiuso, diciamo, quindi mi piace molto per questo. E ti ci rispecchi tu come persona nella vita di tutti i giorni, un pochino, ti ci rispecchi? Diciamo nella parte imbranata, sì. Il tuo di personaggio invece? Il mio personaggio ovviamente è... sono una suora, cioè è una suora, si chiama Esther Blanchett, sempre di Trinity Blood. Mi è piaciuto molto come personaggio perché è carattere forte, nonostante sia una ragazza molto giovane e anche inesperta su molti campi, però appunto dicevo è indipendente, non vuole essere di peso a nessuno, quindi anche se viene tratta spesso in salvo da Abel, comunque anche lei sa tirare fuori la grinta, i denti. E la realizzazione del tuo costume invece? È stata da parte tua, interamente tua, o hai avuto un aiuto? Devo essere sincera, questo vestito non l'ho fatto io, però l'ha fatto una mia amica che è molto abile con le mani, infatti ha fatto fare solo di base il vestito da una sarta e poi tutte le rifiniture le ha fatte da sé, però per il resto cioè praticamente le perle sono state attaccate una a una perché erano di una collana e colorate perché originariamente non erano argento, e anche questo pezzo è stato fatto con vari materiali di base di legno e poi alcune rifiniture sono state fatte con la colla a caldo. E mi sembra di capire che la parte più impegnativa siano proprio gli accessori, insomma, che richiedono più tempo. Gli accessori è impossibile, però se si devono prendere su eBay più delle volte non sono mai uguali, quindi si cerca sempre di fare da noi. Capito. Per voi, che cosa significa, per te, che cosa significa essere in cosplay? Io fin da piccola mi è sempre piaciuto interpretare parti di personaggi che mi piacevano molto e alla fine ho trovato sfogo con il cosplay, che per me è una valvola di sfogo e di divertimento che addirittura posso anche creare da sola o anche con l'aiuto di qualcuno ovviamente, e quindi per me è più una questione di divertimento. Perfetto, io vi ringrazio per l'intervista, aspettiamo di vedervi sfilare, grazie, a dopo.